Ciao Dinetti, bentornati in un nuovo video nel canale. È mattina presto, quindi se mi sentite con una voce strana, diversa dal solito, è perché niente, è mattina presto, mi sono svegliata ancora da poco, ma non vedevo l'ora di fare, le scopriamo delle nuove creazioni in resina con i miei stampi nuovi, quelli tutti disegnati da me, fatti prodotti poi in taglio laser, ma tutti originalissimi. E tra l'altro ci sono alcuni a cui devo dar la forma e secondo me se sono indurite già troppo, quindi vabbè, però andiamole a scoprire assieme. Allora, prima, anzi, bugie, inizierei da queste che in realtà già conoscete, sono le a luce, il taglio normale di a luce, perché come vedete qui ci sono le altre, e siccome devo fare delle commissioni, ho ricolato le a luce che mi servono per le commissioni, quindi sicuramente ve le ricorderete, aiuto. Oh no, ok, forse riusciamo a dare la forma poi alle cose. Ci sono queste qui che sono verdi e devo fare appunto di nuovo una delle farfalline sulle luce verdi. Infatti queste ali le devo far asciugare un po' più così perché quella farfallina le aveva così. E poi ci sono queste qua, sicuramente vi ricorderete anche queste perché sono quelle a tema Alice nel Paese delle Meraviglie. Anche qui devo semplicemente fare una nuova Alice e quindi niente, ho le luce belle pronte, poi ovviamente andrò a rifilarle. Ma sì, sono troppo carine. Oddio, ragazzi, mi sento veramente con la voce da maschio. Comunque, vedete che bella forma hanno le ali così. Le adoro da morire. Comunque, dicevo, sento di avere la voce da maschio, quindi perdonatemi, però mi sono proprio. Oddio, mi è volato! Oh mio Dio, che volo! È volato via! Allora, questa è una delle nuove creazioni con le nuove sagome. Vediamo se è venuta bene. Sarebbe una sorta di finestra. Vediamo, ieri ho cercato di darle una specie di effetto legno. Beh, dai, sembra essere venuta parecchio bene. Mi piace, vorrei qui lavorare. Ho lasciato proprio uno spazio grosso al suo interno in modo da poter lavorare con qualche paesaggio che non faccio da un po' di tempo. E penso che come finestra qui ci stia benissimo. Poi, visto che ce l'avete qua davanti, allora, tra le mie nuove sagome, che in realtà avete visto nel video in cui vi ho fatto vedere e vi ho presentato le mie nuove forme, le mie nuove sagome, c'era il cristallo. E nel cristallo ho inglobato qualcuno mentre ero in live con Umberto. E Follettina Creation, eravamo in live insieme e tada! No, vabbè ragazzi, l'adoro! Con l'acqua rifilata, no, vabbè ragazzi, mi piace da morire. Questo è il mio nuovo cristallo, sì, lì dietro l'Angelina Fine mi ha fatto una bella bolla che non ci sta per niente bene, però vabbè, questa è la prima prova, il primo prototipo. È il mio nuovo cristallo, mio Dio, lo adoro ragazzi, mi piace da morire. Guardate quanto ci stanno bene inglobate dentro le creazioni perché si vedono tutte. Lei è una elfetta con tanto di tiara di rami. Ha il vestito super iridescente, i capelli rossi ed è felicissima, ma ragazzi mi piace da morire, veramente, vi giuro, mi piace da morire, ma anche lo stampo del cristallo è troppo bello, spero tantissimo che piaccia anche a voi, perché non vedo l'ora di inglobarci tante creazioni dentro e fare anche qualcosa a tema cristallo, che ci stiamo, diciamo, più a tema. Tra l'altro sono super super carini, secondo me molto più portabili di un cristallo di quelli più grandi che utilizzavo prima per fare proprio i nuclei di cristallo, perché comunque è bello piatto, quindi appoggia anche al collo in modo diverso. Poi andiamo a scoprire questa di cui sono super contenta per la forma che avevo realizzato e voglio vedere com'è venuta, che questa forma dovete sapere che è nata principalmente per inglobarci le creazioni dentro. Ho cercato di farmi una base molto larga in modo da poterci inglobare sempre così dentro. E questa è stata la mia prima prova. Oddio, è bellissima! No, vabbè, è bellissima, ragazzi! Mi piace da morire! No, vabbè, tantissimo! Guardate quanto è bello tutti i fiorellini qui. Qui, no, vabbè, ragazzi, mi piace da impazzire! Troppo, troppo bella! Sono super contenta di come è venuta! E non vedo l'ora di farci qui dentro una piccola fatina poggiata tra tutti questi fiorellini. Super, super carina! Cerco di farvelo vedere un po' più da vicino. Guardate, no vabbè, mi piace da morire, veramente l'adoro, poi questa può essere usata anche per così, in realtà però mi piace proprio per così, come l'ho pensata io. Ta-da! Alcune sono super olografiche, quindi poi le vedremo anche con il flash, così si vedrà tutto, tutto quanto. Allora, andiamo a vedere come sono venute queste, che è la prima forma che vi presento. Oddio, qua c'è rimasto del pigmento, questa è la prima forma, andiamola a vedere. Oddio, no, vabbè, che belle! Oh mio Dio, ho messo due pigmenti, no, tre pigmenti diversi, cioè uno, due e tre, e fanno delle luci assurde. Poi tutte insieme diventano verde praticamente, però di base ognuno è diverso. E mamma mia,
Ad occhio fanno un sacco di luci, mamma che belle! No, vabbè, ragazzi, mi piacciono da morire davvero tantissimo. Sentite che la voce migliora man mano che andiamo avanti negli stampi. No, comunque mi piacciono tantissimo. Sono super contenta di aver disegnato un paio di, cioè dei paia, delle paia di alunce nuove, perché avere solo quelle lì che avevo prima sono bellissime, però dopo un po' ti stanchi. Allora, qui, dopo secoli, ragazzi, ci ho spalmato su il pigmento olografico. Oddio, quanto è bello! Mi mancava tantissimo, effettivamente era un sacco che non lo mettevo. Ed è troppo, troppo, troppo bello. Mio Dio, quanto è bello il pigmento olografico. Non lo mettevo da una vita e... Wow, guardate! No, vabbè, però ci vorrei passare su con l'acrilico nero in modo da prendere proprio tutti i dettagli della luccia, che sennò altrimenti con questo con l'olografico non si vedono. E poi l'ultimo paio di ali è questo qui. Anche queste le ho fatte con l'olografico. Wow, Dio, è bellissimo! Cioè, guardate quanto si vede! Non c'è bisogno della luce del flash, si vede benissimo. No, vabbè, ragazzi, oh mio Dio, Madonna, l'adoro da morire, è troppo bello! Ok, queste qui le ho divise al centro in modo da poterle applicare anche più lontane, però insomma, poi come ne ho bisogno le faccio. Sono troppo carine, queste appunto le stampo con le ali di farfalla, super nuovo! Adoro da morire, che poi non sono tutte di farfalla, alcune sono più di da libellula, tipo. Poi l'ultimo stampo da oddio, che cosa è successo a queste ali? No, ma si sono aperte, sono spaccate! No, vabbè, allora asciugatevi dritte questa volta. Ma perché mi succedono queste cose? Ho aspettato troppo tempo e la resina non va più bene per dargli una forma. Ed è un peccato perché qui abbiamo le tre conchiglie nuove. Uffa, che tristezza. Andiamo a vedere prima questa. Queste sono tutte sagome che ho disegnato io, partendo da delle forme di conchiglie reali. Questa è la prima. Wow, Madonna. Oh mio Dio, è pienissima. Mamma mia, è pienissima. Carina, devo dire che è carina, però non lo so, un po' troppo piena. E anche a questa io dovrei dare la forma. Ecco, gli do la forma, ma non penso che reggerà per il fatto che sono già troppo rigide. Qui ci sono. Allora, vi spiego la storia di questo accaduto. Come potete notare, questa conchiglia aveva un suo colore base e questa è nera perché dentro c'è un pigmento. Le due resine si sono incontrate a metà strada e il nero è passato anche qui, quindi tipo l'ha infettata. Quindi questa è la conchiglia infetta, la conchiglia zombie tipo. Vabbè, andiamo a vedere che cavolo è successo. E certo, beh, questo è ciò che è accaduto alla fine. C'era un bellissimo pigmento mermaid, adesso è tipo veramente una conchiglia infetta. Ha delle malattie, vedete qui la morte oscura che la pervade. Non è neanche male, perché il pigmento mermaid green poi appunto con il verde viene fuori il verde. Però le conchiglie infette non ci piacciono, vogliamo quelle sane. Questa invece sarà perfetta perché dentro c'era un pigmento. Wow, Dio, questa sei bella, mamma mia. Dimenticavo la bellezza dell'Evil Queen di Sparkly. Mamma mia, bellissima, dal viola a blu. In realtà anche un po' verde, viola, verde e blu. Troppo, troppo bella, adoro questa forma, mi ricorda tanto Ariel. No, vabbè, questa piegata poi è bellissima. No, beh, ragazzi, me ne sono innamorata. Cioè, guardate, visto per così. No, ne farò miliardi di queste mie nuove conchigliette. E qui c'è l'ultima creazione dello stampo, di uno stampo disegnato da me, perché poi come ultima creazione c'è uno scarto che ho fatto in un cristallo, lo andiamo a vedere insieme. Allora, qui dentro, come vi ricorderete dal video in cui vi ho fatto vedere le forme, c'è un libro. E io ho dato vita a un, diciamo, il prototipo, perché poi la collezione vera e propria nascerà più in là. Dei miei primi libri, le mie prime storie, libri incantati, libri di magia, libri, semplicemente libri e le loro storie. E andiamo a vedere com'è venuto. Vediamo un po'. Oddio, no, vabbè, no, vabbè, ragazzi, guardate! Questo vi presento in assoluto il primo libro di Fate e Botanica. Questa fatina al suo interno studia la botanica dei fiori, quindi studia la botanica e ne preleva la magia e niente. Questa è la piccola fatina prima nata al suo interno, che tra l'altro somiglia un sacco alla fatina nel cristallo, anzi all'elfetta nel cristallo. E l'adoro da morire, guardate. No, vabbè, ragazzi, io credo che sia un'idea super carina dell'inglobare nel libro, tra le pagine di un libro, perché ho voglia di raccontarvi delle storie e magari raccontarvele anche in modo diverso d'ora in poi.
Quindi niente, spero tantissimo che vi piaccia. Vado un attimo a rifilarlo. Ecco, no, vabbè ragazzi, è troppo bello. Poi pensate che bello sarà lievemente piegato al centro, proprio a mo' di libro. No, vabbè, adoro da morire. Fatemi sapere cosa ne pensate dei miei primi libri magici. Poi ci ingloberò anche delle pagine di libro fatte in miniatura per bene. Andiamo a scoprire l'ultima cosa, che è il cristallo in questo stampo, che come vi stavo dicendo appunto è nato da uno scarto, però... questi cristalli di solito mi piacciono lo stesso, quindi... Oddio, infatti, mamma mia, ma quanto è bello! Aspettate che non lo metto a fuoco. C'è uno scartino, ok. No, ma infatti è molto carino, guardate qua. No, ma che figo, è super super carino, mi piace, perché tutti questi flakes sono finiti sulla punta, ma ci stanno bene, perché si sono andate a sfumare, guardate. No, vabbè, molto molto carino, mi piace. Vi ho detto, questo cristallo, voi ci buttate dentro i pezzi di resina in più di ogni colore che avete fatto, e alla fine viene bene, cioè alla fine è sempre bello. Bello, mi piace, mi piace. Bene, Ninetti, io spero tantissimo che le nuove creazioni con i miei stampi super super unici vi siano piaciute. Ricordatevi di aiutarmi a decidere magari il nome per questo e a dirmi qual è stata la vostra nuova creazione preferita. Io vi mando un... bacione gigantesco e noi ci vediamo nel prossimo video. Ciao!